Ciao, ciao a tutti e bentornati. Sono Luna di Creazioni Lunari, vi ringrazio per aver aumentato il numero di iscritti, quindi ringrazio tutti coloro che si sono iscritti a questo neo canale perché è veramente un canale piccolo piccolo. Spero che crescerà, spero che i contenuti che vi propongo vi possano interessare. Se avete richieste, naturalmente fatemele. Per chi ancora non mi conosce e quindi non segue né la mia pagina Facebook che la mia pagina Instagram, al quale se volete iscrivetevi, è sempre Creazioni Lunari, anche quella Facebook, quella Instagram è Creazioni trattino basso Lunari. Per chi non mi conosce, vi dico qualcosa di me prima di questo video Creazioni. Allora, io sono una creativa a tutto tondo, mi piace definirmi così e mi piace che le persone mi definiscano così. Sono partita da un hobby che era appunto quello di creare con materiale di recupero, cioè nel reinventare qualcosa parecchi anni fa. Poi mano a mano le mie abilità si sono affinate. E anche i miei orizzonti si sono ampliati, come avete visto nel canale. Amo l'uncinetto, amo la maglia, quindi amo la lana e il cotone, ma amo anche tantissimo creare gioielli, quindi li creo con qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa, con diverse tecniche, dalla tessitura di perline a il wire, adesso la metal art, insomma. L'assemblaggio pure nudo fino a se stesso, però mi piace quando vedo qualcosa cercare subito di rielaborarla per crearci qualcosa di mio. Sono contenta perché da un hobby è comunque diventato un lavoro. Io infatti spedisco ovunque, quindi se vi piace qualcosa che vedete chiedetemelo, non c'è nessun tipo di problema. E diciamo che ora ho cercato di diventare un po' più social, lo ero molto meno, ho aperto canale YouTube e tutte le pagine proprio per coinvolgere il più possibile persone e in più effettuo anche riparazioni, quindi ho trovato anche l'arte del riaggiustare perché ritengo che in una società come quella moderna, dove tutto è usa e getta, diciamo così, ci sono anche cose di valore che hanno praticamente è necessario che qualcuno le sistemi. E siccome nessuno le sistema più, io offro anche questo servizio. Soprattutto anche per chi è legato affettivamente a una cosa. Quindi lo faccio veramente con la migliore delle intenzioni. Allora, in questo video, invece che fare una recensione o un video base di tecnica base, ho deciso di fare un video creazioni. E in particolare, vi volevo presentare quello a cui ho lavorato ultimamente, una delle cose a cui ho lavorato ultimamente, ossia la collezione. In questa collezione ho sperimentato quello che è la tecnica wire abbinandolo ai rivoli, che sono una delle mie grandi passioni. L'ho scoperta proprio su YouTube e poi me ne sono innamorata e ne ho comprata di 2000 tipi. E quindi, insomma, vi volevo far vedere a cosa avevo lavorato. Qualcuno l'ha già visto in anteprima su Facebook e su Instagram, e adesso vi faccio proprio il video creazioni. Allora, il primo orecchino che vi presento è un orecchino pendente in alluminio, il primo in assoluto che ho fatto in questa tecnica, che sono delle bellissime ed elegantissime, a mio parere, S. Eccole qua, vediamo se mette a fuoco bene stavolta, perché per registrare questo video è stata davvero una cosa difficilissima, perché naturalmente la mia fotocamera, muovendomi, mette a fuoco e poi smette il fuoco e quindi diventa difficile. Comunque, allora, questi orecchini AS sono composti appunto dalla struttura in alluminio con or argento, una bellissima monachella a goccia che secondo me rende l'orecchino più sfizioso invece della solita monachella, e infine
un bellissimo Rivoli color smeraldo, quindi un verde bello pieno. Stavolta la telecamera non fa problemi e vi fa vedere in pieno il colore. Vi faccio vedere anche il retro dell'orecchino. Vedete, è una spirale a S, eccola qua, che accoglie il Rivoli. E questo è il primo orecchino in assoluto che ho creato. Naturalmente, quindi mi sono fatta prendere la mano e ho creato altri paia. Eccolo qua, in questo caso vi faccio vedere un orecchino sempre della stessa fattura, diciamo così, solo che la S è rovesciata, quindi è alla rovescia rispetto a quella precedente. E stavolta il Rivoli centrale è di un bellissimo grigio fumo, quindi adattissimo per tutte le serate e le giornate anche invernali, per chi non vuole osare col colore ma vuole rimanere su tonalità più neutre. Ecco, questo è davvero un ottimo compromesso perché dà luce senza però caratterizzare troppo il look. Volevo dirvi che la lunghezza di questi orecchini è di poco più di 4,5 cm e che naturalmente sono leggerissimi, perché quello che voi sentite all'orecchio è solo il peso del Rivoli centrale, che è un Rivoli in vetro. Non vi spaventate, non è che se casca si rompe, quindi vi può anche cadere, però insomma sono Rivoli in vetro che ben sono diversi dai Rivoli in acrilico. Sempre sulle tonalità dell'argento abbiamo questo paio d'orecchini con un bellissimo blu oltremare o blu montana, che è davvero meraviglioso. E diciamo che questo e quello verde sono fra i miei preferiti. Bellissimo, elegante e sportivo, perché può andare benissimo anche su una camicetta o un jeans, quindi insomma davvero davvero carino. Sempre stessa monachella, un pochino più sottile in questo caso, e naturalmente tutto free nickel, anche perché vi voglio ricordare che l'alluminio è un materiale in primis che non arredisce, ma soprattutto che non crea allergie, e lo stesso le monachelle che uso, proprio perché sono attenta a questo tipo di problema, visto che ci soffro anch'io, cerco appunto di garantirvi prodotti senza alcun tipo di problema allergico. Di questo colore, siccome ci avevo anche lui scompagnato, ci ho fatto il ciondolo, che ancora non è stato rifinito, cioè non è stato inserito all'interno di una catena, ma che vedo benissimo con una collanina non più di 50 cm di lunghezza, proprio per fare un bel punto luce sul décolleté. Bellissimi sia insieme che non insieme, insomma può essere una parure o anche no, questo lo deciderete voi. Poi ultimo orecchino pendente, sempre stessa dimensione, stesso stile, è questo qua, color oro stavolta, è bellissimo, è oro e viola scuro. Qui lo vedete un po' più marrone, un po' sulle tonalità del marrone e del rosso, in realtà un po' più sulle tonalità del viola, diciamo così. Molto bello, molto elegante, anche per la sera io lo trovo stupendo, anche perché non so il motivo, ma secondo me l'oro è più per la sera, il dorato. Anche qui stiamo parlando di alluminio, quindi anche qui anallergico, e soprattutto che non vi darà problemi di scolorimenti e quant'altro. Questi sono i paia, le paia di orecchini che ho fatto più pendenti, diciamo così, che poi non sono eccessivamente grandi, quindi non sono eccessivamente pendenti. Poi ho fatto anche invece gli orecchini a perno, e ne ho fatti in tre colori e in forme diverse. Vi faccio vedere le tre forme, poi su richiesta, se avete delle richieste, scrivetemi pure, mandatemi pure un messaggio, scrivetemi nei commenti, insomma come preferite, proprio se avete delle richieste vi dico sì, ho il colore, ve lo faccio, non c'è nessun tipo di problema, se vi piace qualcosa
quindi insomma apertissima a tutto. Passiamo quindi a quelli a perno. Allora, questo è il primo che vi faccio vedere. Vedete com'è bello, è un color azzurro piscina, proprio mi ricorda tanto le piscine, non quelle che sotto hanno il mosaicino chiaro, quelle che ce l'hanno un po' più scuro, quelle proprio delle ville di Los Angeles, per dirvene una. Quindi insomma, bellissimo. E qua abbiamo il pernettino, vedete? E questa è la lavorazione sul retro. Rimane un orecchino molto vicino al lobo. In questo caso è un pochino più grosso. Questo è una grandezza di circa, ve lo misuro, 2 centimetri di diametro. Quindi è un orecchino da 2 centimetri. Provatevi qualcosa all'orecchio di 2 centimetri e vedete l'effetto che farà. Quindi questo... vi cerco il suo compagno, così ve li metto qua. Poi invece ho fatto con lo stesso colore del dorato, sempre sulle tonalità del dorato, anche l'orecchino al lobo. Questo è più piccolino, ma è bellissimo, è bellissimo, è di un'eleganza. Anche questo l'avete visto sulla pagina Instagram, mi sembra, perché una signora ha voluto sia l'orecchino che l'anello in coordinato e quindi gliel'ho fatto su misura e era felicissima quando l'ha preso, insomma. Anche qui pernettino, aspettate, eccoci, pernettino. E qui invece la grandezza è di... siamo sempre su 2 cm, ma è più piccolino il Rivoli. Quindi qui si vede un po' di più la montatura. 1 e 1, 2. Ultimi due modelli. Qui abbiamo lo stesso colore, ma in forme e in montature diverse. Uno è nel color rame, quindi che voi non vedete naturalmente. Allora, vediamo un po' di metterla a fuoco, perché voi lo vedete. Eccoci. Voi lo vedete più dorato, è proprio rame, colore oro rosa, diciamo così, con questo bellissimo verde smeraldo. Scusate l'interruzione brusca del filmato, ma io sono in negozio e quindi ogni tanto entrano persone e non posso certo chiudere. Dite voi, potevi registrare prima o dopo, avete ragione, però vabbè. Insomma, un orecchino davvero bellissimo anche qui. E anche qui penso siamo sui 2 centimetri, ve lo dico con esattezza, 1 centimetro e 8 di diametro. Molto molto bello in color rame. Poi ultimissimo paio, così chiudo qua il video e ci risentiamo poi per un altro video creazioni, penso, per un tag, sto un po' studiando. Un piccolissimo orecchino a perno, questa volta è lo stesso colore, lo stesso verde smeraldo, un po' più chiaro del primo orecchino che avete visto. Stavolta con la montatura in alluminio con argento. In questo caso, ve lo dico, è più piccolo di una moneta da un centesimo, perché siamo sul centimetro di diametro. Eccolo qua, bellissimi. Questo è veramente un punto luce per chi dice: ok, mi voglio mettere un orecchino e non togliermelo più. Questo ve lo scorderete all'orecchio, quindi bellissimo. Allora, io con questi orecchini, con queste mie nuove creazioni, vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito, lasciate un pollice in su se vi è piaciuto il video, se volete iscrivetevi al canale. Se volete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del canale, pigiate sulla campanellina. E che dirvi, alla prossima e grazie ancora. Ciao!